Ciao amici di Versami Ancora, oggi facciamo una cosa diversa. Andremo io e Michele in due supermercati, due colossi della grande distribuzione, a fare la spesa. Lui comprerà il cibo, io comprerò il vino e faremo un confronto per vedere la qualità, per vedere dove compriamo meglio, per vedere dove ci sono i vini più buoni. Quindi lui racconterà su Versami Ancora, io su Versami Ancora. Partiamo da Prati, siamo davanti a Beef Bazaar, la nostra casa, e andremo nella Coop e nella Conat più vicino a fare questa fantastica spesa. Quindi seguiteci, scoprirete gli accompiamenti migliori, i vini migliori, pure la ciccia migliore. Ci abbiamo la respinta, siamo pronti, manca un casco, e direi, ma lo posso guidare io? Non lo so, mo vedevo. Vabbè, dai. Dai, andiamo, dai, andiamo, dai. Ci è arrivati alla Coop. Qualche numero prima di entrare: queste sono delle realtà molto grandi della grande distribuzione. Pensate che fatturano 14 miliardi di euro l'anno e hanno più di 50.000 dipendenti. Ognuno di noi, compresa io e tutti voi, siamo andati a fare la spesa almeno una volta o forse tutti i giorni alla Coop o alla Conad, dove acquistiamo sia le cose da mangiare e sicuramente ci è capitato anche di comprare vino. Quindi oggi insieme andiamo a scoprire cosa ci offre più specificamente. Andiamo. Ok, entriamo. Io prenderei un Bordeaux del 2018. Per me il Bordeaux è come un po' il Montepulciano in Italia, nel senso che anche quando costa poco è difficile che proprio non si può bere. Ok, bello. Quindi, aver trovato il vino francese. Senti, ma come ti sembra l'offerta qui? Allora, ci stanno delle cosine carine, tipo, che ne so, Villa Gemma, ecco qua siamo in Abruzzo. Cioè, sull'Abruzzo ci sono delle referenze carine. Sì. Il resto abbiamo, Casal del Giglio, che è un pilastro razziale. Se dovessi dare un voto da 0 a 10? 5. Direi un 5. 5. Okay. Parliamo sempre di grandi distribuzioni. Sì, assolutamente. Questa non è un'enoteca. No, non è un'enoteca. Bene. Questa in Coop. Io sono incuriosita da questa azienda qua. Vai, prendiamo. Dov'era? Ok. Catarratto. Siamo in Sicilia. Vai. Reparto Bollicina. Allora, qui siamo un pochino scarsi, però c'è Fontana Fredda. Questo è Moscato d'Asti dolce. La ribolla gialla millesimata. E vediamo che succede. Vai, ce l'abbiamo i tre. Vai, via l'Ambrusco, vai. E l'Ambrusco dei ceci. Vai, Otello, vai. Quanto riguarda Conad, direi che andiamo a questo qua, via Angelo Emo, che sta a 1 chilometro. Iniziamo dal bianco. Questo mi incuriosisce, mi piace l'etichetta. Poi è bio, abruzzese, sembra essere piano. Oh, c'è l'Ambrusco. C'è l'Ambrusco, perfetto. Rosso. Da qua però c'è un Chianti classico. Sì. Che non è Chianti. Okay. È Chianti classico, quindi una zona in particolare. 5,90. Proviamo? Proviamo. E poi c'è l'Ambrusco. Non voglio offendere questa azienda, magari è spettacolare, però mi chiedo con 2,50 che ci sta qua dentro. E provamolo, dai. Proviamo, sono molto incuriosita. Così li mettiamo a confronto. Perché l'Ambrusco di Solfare è buono. Bene, dai. Dai, vabbè. Magari è buonissimo. L'offerta secondo te com'è qui? Non esce dall'Italia, ecco. Mi sembra che c'è tanto Lazio, tanto c'è un po' di Sicilia, tanta Toscana. Voglio vince facile. Quindi secondo me, ecco, come varietà vince la Coppa. Ragazzi, la prossima volta guido io però, Ok. C'hai avuto paura? Da morire. No. Tornati dalla spesa, abbiamo comprato delle bolle dei bianchi e dei rossi. Questa è la parte della Conad, questa è la parte della Coop. Partiamo dalla Conad. Ho preso un Lambrusco di Sorbara. Questo l'ho pagato veramente poco, infatti è una grandissima scommessa. Vi dico anche quanto: 2,95 euro, che è pochissimo. Ora, noi conosciamo tutti quanti il Lambrusco di Modena, che ha queste bolle grosce che scoppiettano in bocca, che a me non fa impazzire. Però l'Ambrusco nasce per essere gustato con degli affettati, con delle robe fritte, come fanno insomma da quelle parti in Emilia Romagna, si mangiano anche gnocchi fritti con la mortadella, e l'Ambrusco
insomma ci aiuta a sgrassare. Però quello di Sorbara è una varietà, diciamo, un pochino più elegante, che solitamente fa una bollicina più piccola. Quindi questa cosa mi incuriosisce parecchio, perché se è buono a sto prezzo, vedremo. Invece da quest'altra parte della Coop ho preso sempre un lambrusco di ceci, che ecco è un'azienda invece un pochino più conosciuta, un pochino più rinomata nel mondo del lambrusco. Quest'altra invece non l'ho mai sentita. Il lambrusco di ceci l'ho pagato 6,50 euro, quindi insomma più del doppio. Passiamo ai bianchi. Alla Conad ho trovato questo Trebbiano bio. Non conosco l'azienda, anzi oltre ad essere bio è anche bio vegan. L'ho pagato 5,95 euro, quindi anche questo molto poco. Per i bianchi invece alla Coop ho scelto un Catarratto, siamo in Sicilia, io non conosco neanche questa azienda, di solito questa è un 2020 e adesso se ci penso bene 2020 ancora non ho bevuto nulla, quindi sicuramente non possiamo fare un paragone perché abbiamo Abruzzo e Sicilia, insomma due terre completamente diverse, due vitigni completamente diversi che poi dopo andiamo ad approfondire, però sono due bianchi comunque belli strutturati e che hanno tanto tanto corpo. Il Catarratto 5,50 euro. Passiamo ai rossi. Alla Coop ho trovato qualche vino internazionale, infatti ho preso un Bordeaux che ho pagato pochissimo, 7,50 euro. Però ho molta fiducia nel Bordeaux perché comunque è un blend, sono delle uve che difficilmente vinificate danno un sapore sgradevole, quindi ho molto fiducia in questo Bordeaux. Alla Conad ho cercato un vino, diciamo, che uscisse fuori dai vini italiani, quindi di qualunque altro posto, non l'ho trovato, quindi insomma questa forse è una pecca, forse no, e quindi ho preso un Chianti Classico del 2019, 7,40 euro, quindi come prezzo dei rossi diciamo che è lo stesso, solo che qui siamo a Bordeaux e qui siamo nel Chianti Classico. Ora cercherò di abbinarli con tutte le carni che ha comprato Michele e vedremo che cosa uscirà. Qua ho aperto il primo video, ve lo racconto da quest'altra parte perché volevo dire due cosine a Michele, invece niente, come al solito, oh, e basta, e quindi niente. Scusate, ma siete d'accordo che di vini è giusto parlare su Versami Ancora, non su Braciami Ancora, quindi non rompere, non rompere i bicchieri e racconta questo video. Hai ragione. Guarda gli archetti, che bello. Gli archetti, no, gli archetti sì, ci sono gli archetti, guarda come scendono. Quello che precedentemente ho detto, che il Bordeaux difficilmente delude, lo confermo, l'abbiamo aperto, l'ho offerto anche a Leonardo che gentilmente ci sta grigliando il pollo e anche a Michele e la loro risposta è stata è buono. Effettivamente il Bordeaux, ragazzi, è un vino, è Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, questo si chiama taglio bordolese, difficilmente ci... Difficilmente ci... parole due, difficilmente ci... Ci delude! Difficilmente ci delude! Difficilmente ci delude, come difficilmente ci delude un Montepulciano qui nella nostra zona. Ecco, io faccio sempre questo confronto perché li sento così, poi ovviamente ognuno ha il suo vino che non delude mai. Ora farò il confronto con il Chianti Classico dello stesso prezzo che ho preso, ovviamente il confronto qua è su... spendo lo stesso per due bottiglie completamente diverse e quindi andremo a vedere che succede. Comunque, questo vino è buono. Scusa Francesca, mi stavi a dire sull'acidità di sto Bordeaux? Che già, vedi, sono un quarto d'ora che è aperto, è uscita un'acidità che non mi piace. Pollice giù. So quei vini paraguri all'inizio che, cioè, se una bottiglia così, te la bevi in 10, buono, se te la bevi in 2, male. Ah, è lì che c'ha la chiamiamola così, la magagna sta lì. Eh sì, diciamo per una cena romantica anche no. Anche no, ok. Hai sentito l'acidità a te? No, io non ho sentito. Lui era solo buono perché ha finito subito. Guarda, l'acidità, sì, l'acidità è come la suocera, arriva dopo. Arriva dopo, aia. Prima arriva la moglie, che arriva, e poi sai che deve arrivare la suocera, vedi? Aperti. Conad Trebbiano, facciamo un piccolo test. Coop Catarratto. Iniziamo dal Trebbiano che sicuramente è un pochino più secco, il Catarratto invece è un vitigno molto profumato, siamo in Sicilia quindi tanto sole, bella carica
di roba, l'uva in Sicilia con tutto quel sole che c'è, il mare, quindi bellissimo. E invece l'Abruzzo, tanta sostanza, proprio la terra tanta sostanza. Io inizierei dal Trebbiano, che è bio vegan, ricordiamocelo. Cosa dire? Allora, io ho assaggiato qualche Trebbiano, insomma. Ha un naso rispecchia il vitigno, assolutamente. In bocca poi si perde un pochino. Catarratto, molto profumato. Gli manca quella parte al naso, secondo me, che il catarratto deve avere, di un po' di salmastro, ecco. Il mare si deve sentire un pochino. Mi dispiace dirlo, ma questo catarratto male. Ora li facciamo un pochino aprire. Hanno bisogno comunque di qualche secondo e vediamo che succede. Primo impatto, Trebbiano un pochino scarico in bocca, catarratto anche no. Dopo i vini bianchi abbiamo aperto i vini rossi. Allora, stesso prezzo, 7,50 euro più o meno. Qua siamo in Francia a Bordeaux. Prima vi ho detto un pochino com'è il luvaggio. E da questa parte invece abbiamo il Chianti Classico, quindi una nostra eccellenza italiana. Siamo in Toscana, 2018 per il Bordeaux, 2019 per il Chianti Classico. Passiamo all'assaggio, anche se il Bordeaux già l'aveva assaggiato. Confermo quello che ho detto prima. Il Bordeaux non ci delude mai, è aperto già da una mezz'oretta e vi assicuro che questo qualità prezzo accessibilissimo, veramente buono, equilibrato. A un certo punto prima ha tirato fuori un pochino di acidità che adesso è scomparsa. Questo secondo me è un buonissimo vino. Passiamo invece al nostro vino italiano, Chianti Classico, qui abbiamo 2019. Chianti Classico, per chi non lo sa, è Sangiovese in purezza. Ora, il Chianti Classico è la parte più in alto del Chianti e quindi viene denominato Chianti Classico. Quindi il terreno è molto più ricco perché ha più stratificazioni. Che vi devo dire? Onesto anche questo, 7,50 euro, che è un prezzo accessibilissimo per due vini che, devo dire, al supermercato io sinceramente non li compro quasi mai i vini, però se dovete comprarli al supermercato, assolutamente consiglio spassionato, non pagate i vini meno di 5 euro, perché meno di 5 euro purtroppo non si riesce a vendere anche la bottiglia con l'etichetta, già siamo fuori budget. Il Lambrusco, quindi Lambrusco di Ceci. Questa è un'azienda che nasce nel 1938, quindi un'azienda storica che ha portato comunque alla luce questo vitigno nostro italiano, quindi questo vino frizzante che è il Lambrusco, che bene viene degustato con i salumi e con le cose fritte, quindi dei prodotti tipici anche dell'Emilia Romagna. Questo qua invece sono andata a fare una ricerca perché non lo conoscevo. Saccamore sembra che sia fatto proprio per la Conad, dalle mie ricerche molto veloci. Ora vediamo già una differenza molto molto importante nel colore. Io passerei all'assaggio. Qua si sente proprio una frutta molto matura, ha una bolla molto fine, quindi comunque è elegante, non ha una bolla grossolana come il Lambrusco di Modena. Però ha un residuo zuccherino abbastanza elevato. Vediamo di qua. Allora, nonostante la differenza sostanziale tra i due, bolla comunque fine in tutte e due, molto piccola, non è eccessivamente invadente. Qua sento proprio invece un sentore di caramella, quindi un pochino più chimico, un pochino più artefatto. Primo assaggio. Assolutamente vince Ceci. Questo lo definirei un vino, ecco, magari un pochino più commerciale, un pochino più chimico e forse lavorato un pochino troppo in cantina. Quindi per me sul Lambrusco vince assolutamente Ceci. Alla fine di tutto, le mie conclusioni su queste due spese di oggi, quindi Coop e Conad. Per quanto riguarda
comincio dalle bollicine, quindi vado al contrario. Le bolle, l'ambrusco assolutamente, differenza di prezzo, per cui siamo sui 7 euro, qua sui 3 euro, vince Ceci, perché l'ambrusco comunque è storico nostro, abbinatelo con i salumi, assolutamente ottimi. Per quanto riguarda i vini rossi, alla COP ho trovato anche vini internazionali, quindi un Bordeaux, mentre alla Conad no. Però devo dire che sui vini rossi, parità di prezzo, io devo dare 1-1, un bel pareggio, assolutamente. Per quanto riguarda i vini bianchi, ecco, forse è stato un po' più complicato, li ho trovati poco strutturati tutti e due, anche se ho trovato un vino bio-vegan alla COP che era un Trebbiano. Per quanto riguarda il Catarratto, devo dire che non rientra proprio nel mio ricordo idilliaco del Catarratto, quindi forse ecco sui bianchi la qualità è un po' scesa. In conclusione, cosa vi devo dire? Che sicuramente alla COP ho trovato anche delle chicchette nella parte dedicata ai vini, ho trovato anche un po' di vini internazionali, e se oggi avessi voluto avrei potuto anche comprare dei vini di una qualità importante e riconosciuta, cosa che non ho fatto, mi sono tenuta comunque su una spesa di sotto i 10 euro. Alla Conad l'offerta era più o meno sui vini basici la stessa, però ecco, non c'era la possibilità di poter comprare una bottiglia con una qualità maggiore o un pochino più ricercata. Quindi le mie conclusioni sono che per la COP e la Conad che io oggi sono andata a visitare, che sono quelle che ho trovato qui vicino, quindi in via Germanico, siamo partiti a Beef Bazaar, via Germanico 136, se qualcuno dovesse andare a comprare una bottiglia di vino gli consiglierei di andare alla COP. Grazie infinite per averci seguito, esperienza molto divertente, molto simpatica, anche in compagnia di Michele, grazie e continuate a seguirmi, ciao!